Om Shanti, buonasera, ben arrivati, bentornati. Spero che stiate tutti bene. Oggi facciamo questo terzo incontro del nostro corso di 4 e andiamo a vedere. Sempre nel tema di come riuscire a mantenere positività interiore, andiamo a vedere alcuni aspetti con il sé, ovvero la consapevolezza, chi credo di essere, nel senso positivo, e cosa mi lascio influenzare. Anche in modo non consapevole, da che cosa sono influenzata. Poi andiamo a vedere se facciamo in tempo, altrimenti passiamo a domani, che cosa è mio effettivamente. Quindi due cose, quindi cosa mi influenza e che cosa è mio, due aspetti che hanno impatto anche sulla consapevolezza del sé. Quindi tutte e tre cose interconnesse tra di loro. E inizierei già con le prime slide. Vediamo se mi viene. Tatarà, piccolino. Ecco qua. Questa è la prima, la saltiamo subito. Ieri, non ieri, l'ultimo incontro alla sessione numero 2, abbiamo visto i benefici dei pensieri positivi. Abbiamo fatto anche una conversazione in piccoli gruppi, benefici dei pensieri positivi o della positività in generale sul nostro corpo, sulla nostra mente. E sulle nostre relazioni. Tutte cose che uno può anche andare a vedere nella registrazione che c'è già sul nostro canale YouTube. Poi abbiamo visto velocemente, alla fine della sessione, un modo, un suggerimento per creare positività interiore, creare positività nei pensieri. E questo ci collega un po' all'argomento di oggi, cioè mi distacco, mi disidentifico e poi scelgo, faccio questa scelta di vedere il lato positivo. Per la scelta, penso che siamo tutti chiari sul fatto che per riuscire a scegliere a nostro favore, dobbiamo avere sicuramente una certa lucidità e la voglia di farci del bene. E questo non va sottovalutata, perché a volte, no, uno magari è in uno stato di debolezza interiore per qualche motivo, per una qualche emozione che sta vivendo, un qualcosa che magari ha fatto, e allora lo scegliere a mio favore, anche se sembra strano da dire, non per forza è qualcosa che si riesce bene a fare. E se guardiamo onestamente noi stessi, molto probabilmente riusciamo ad individuare dei momenti nella nostra storia, nella nostra vita, dove abbiamo scelto contro noi stessi. Abbiamo fatto magari una scelta che sapevamo che ci avrebbe portato a non stare troppo bene, ma l'abbiamo fatta lo stesso. Ed è quindi a volte si entra in una sorta di loop di farsi del male, di tirarsi giù, come se ci volessimo punire per qualche cosa. Un qualcosa che non necessariamente faremmo con gli altri, facciamo con noi stessi, no? A volte siamo molto duri con noi stessi, facciamo fatica a
a farci passare delle cose che abbiamo combinato, fra virgolette, o a perdonarci, eccetera. E quindi è molto importante prendere consapevolezza su questo, che mi può capitare di lavorare contro me stessa e superarlo, però per cambiare un modo, qualsiasi sia, devo avere un po' di forza interiore. E la forza la andiamo a sviluppare e ad accumulare dentro di noi con la positività. E quindi diventa un circolo, anche questo, uno tira l'altro, o in bene o in male. Allora, vediamo le prossime slide. Allora, quindi scelgo di vedere il lato positivo. Allora, l'argomento di oggi, fermati e osserva qual è l'immagine che porto di me, come mi vedo e chi sono io, cosa, cioè nel senso chi penso di essere, non nel senso chi credi di essere, ma chi penso o cosa penso di essere. Penso di essere una che si merita di essere felice? Se sì, bene, sono a un buon punto. Penso di essere una che deve pagare tutte le cose combinate, allora questo va rettificato. Come mi vedo? Mi vedo una positiva, mi vedo una degna di vivere bene, mi vedo con un certo livello, va bene, altrimenti è da rivedere. Quindi qual è l'immagine che porto di me? E questo può essere una bella riflessione da fare in privato. E se uno ha voglia, può anche essere un lavoro importante scrivere quello che viene fuori, non per farlo vedere a nessuno, ma proprio per fare ancora più chiarezza su me stessa. Andiamo alla prossima. E qua rafforziamo il discorso. Chi sono consapevole di chi sono veramente? E qua vedete un'immagine, insomma, una parte del volto di qualcuno, e in mezzo c'è questo punto di luce tra i due occhi. E la luce indica chi questa persona è veramente. Gli occhi e il resto del viso sono come delle maschere, è come una maschera, mentre l'essere reale, l'essere vivente, è quella luce che si vede. Quindi quanto riesco a vedermi per quello che sono realmente? Anche questo un argomento molto importante su cui soffermarsi. E visto che siamo un bel gruppo in linea, adesso per stasera non facciamo lavori di gruppo, non c'è la condivisione nei piccoli gruppi, però mi piacerebbe chiedervi, se vi va di attivare il microfono, avete mai fatto l'esperienza di essere quell'essere di luce al centro della fronte? Perché mi rendo conto che molti di noi, molti di voi in linea ci conoscete già da tempo, quindi avete già sentito questi concetti. Quindi se c'è qualcuno, anche senza accendere la videocamera, ma con il microfono, se qualcuno ha voglia di condividere, se ha fatto questa esperienza, e come si è sentito? Io aspetto. Nessuno? O ancora meglio,
Come pensate che possa essere come esperienza? Poi, se avete avuto la conferma, bene. Se è un vostro pensiero, sì. Paola, prego. Salve, buonasera. Ciao Paola. Essere un punto di luce è un'esperienza fondamentale, bellissima, che toglie la confusione e mi mette in un mondo di pace e di, viene da dire, di amore, ma non mi piace molto usare tanto questa parola, ma insomma un amore particolare, diciamo, un flusso amorevole forse più facile. E cambia completamente le carte in tavola per me. Appunto questa sensazione di grande benevolenza, generosità, disponibilità nei confronti delle persone che ho intorno e di grande meraviglia e ammirazione nei confronti della natura, quello che ho la possibilità di vedere attraverso questi occhi, è molto nutriente. Questo è essenzialmente, cioè, le esperienze sono tante come potrebbero essere i fiori in un prato fiorito, però quella più sintetica, che riassume tanto è questa. Per me. Grazie mille, grazie. Qualcun altro che avrebbe piacere di condividere? Io volevo condividere un... Adesso non lo so se sono bella da vedere. Volevo condividere un pensiero. Cioè che praticamente noi magari pensiamo di dover fare uno sforzo. Cioè uno sforzo di pensare di avere al centro della fronte questo punto di luce, eccetera. Invece probabilmente lungo la pratica può darsi che venga in modo naturale. Perché più ci si sforza e più è una cosa artificiale il pensare che ho questo, l'anima in quel punto esattamente. È un po' razionale, ecco, non riesco ancora a viverlo in modo spirituale, è un po' razionale, ecco. Questa è la mia difficoltà. Mentre sul cognitivo ho fatto progressi enormi, cioè sul non arrabbiarmi, sul non pensare all'ego, però non riesco a sentire di essere questo punto di luce, ecco, questo no. Grazie Delia. Infatti, io penso che, giustamente come dice Delia, non si tratta di fare sforzo per essere quel punto di luce, no? Che vedevamo nell'immagine o da altre parti, ma è più un lasciarsi andare per essere se stessi. Perché quello che abbiamo vissuto fino ad ora, più o meno,
e quello che abbiamo pensato di essere fino ad ora, fino a poco fa, è qualcosa di molto temporaneo. Cioè, noi siamo abituati, culturalmente parlando, di considerarci uomo, donna, maschio o femmina, questo è uno, la nazionalità, questo è un altro molto forte, età, che cambia poi in continuazione, uno a un certo punto è giovane e poi all'improvviso diventa vecchio, un grande shock per molti, aspetto fisico, che anche quello cambia in continuazione, quello che gli altri vedono in noi e come si pongono nei nostri confronti, come ci parlano, come ci vedono, e di conseguenza noi in qualche modo ci identifichiamo con quello. E quindi lo sforzo, se vogliamo parlare di sforzo, è quello di togliersi addosso tutte quelle identificazioni temporanee e lasciarmi o permettermi di essere semplicemente quella che sono. Un po' come togliere la maschera, togliere la mascherina, che ormai conosciamo molto bene e non vediamo l'ora, no, di potercela togliere quando andiamo nei posti. C'è chi la porta al lavoro, c'è chi la porta solo quando fa la spesa, c'è chi la porta, no, in diversi posti così, però tutti vorremmo stare senza. E giustamente, perché si respira meglio senza, si vede, si riesce a parlare meglio, si riesce anche ad esprimersi meglio senza. Ed è un po' anche lo stesso concetto, quello di essere quella che sono o interagire tramite questa maschera e addirittura pensando di essere ormai la maschera o la mascherina e così rapportarmi da maschera a maschera, da etichetta a etichetta e quindi non lo sforzo di essere quel punto, ma permettermi di essere me stessa. Non c'ho nulla da difendere, non c'ho nulla da far capire chi sono, eccetera. Voglio solo essere me. E questo è un desiderio che si può avere. A volte, no, si parla male dei desideri, non bisogna avere desideri. Il desiderio è uno dei primi legami, anche penso nel buddismo parlano di questo, ma anche in tutte le scuole spirituali e religiose il desiderio è sempre boicottato, giustamente, ma un desiderio spirituale come questo, un desiderio profondo di voler essere quello che si è profondamente, basta, quello è un desiderio che fa ascendere, quindi un desiderio che si può avere. Se vogliamo eliminare un po' di desideri di quelli limitati, è bene sostituirli con uno illimitato, che può essere questo, per esempio. Vado avanti con le mie super slide. Arrivo, eccomi qua. Quindi sono consapevole di chi sono veramente, anche lì vi ricordo che è una bella cosa da, anzi forse proprio la base di tutto. Qua abbiamo un'altra slide dove parliamo delle influenze. Allora, chi influenza e da che cosa sono influenzata? Quando io, quel pallino in mezzo, quando io sono in coscienza di quello che sono realmente, cioè qua, sono in coscienza della luce, sono consapevole di essere la luce che sono, quando sono in quella coscienza,
qua in mezzo, io sarò capace di avere un impatto sulle circostanze, sulle persone intorno a me, sull'ambiente, sui possedimenti, sui media, volendo, se ci interessa, non lo so. Ma quando sono in una coscienza più limitata, ovvero credo anche inconsapevolmente, penso di essere quello che dico, quello che penso, quello che appaio, penso di essere la mia professione piuttosto che la cultura a cui appartengo, quindi mi identifico con aspetti temporanei e limitati nel tempo, cosa succede? Io divento più vulnerabile ed esposta ad energie esterne e sarò io ad essere influenzata dal resto, dalle circostanze. Quante volte le circostanze ci hanno cambiato l'umore, per esempio? Quante volte una persona o un gruppo di persone sono riusciti a influenzarci e farci cambiare idea, per esempio, o umore, come con le circostanze che dicevo. L'ambiente, il meteo. Quante volte siamo stati influenzati dal cambiamento di tempo? Doveva esserci il sole, io avevo organizzato tutto una gita e invece poi si è messa a piovere e la giornata è proprio, si è rovinata a dir poco. Vuol dire che i cambiamenti di meteo, del tempo, hanno un potere tale su di me che mi possono fare una bella giornata o rovinarla. È un po' forte da pensare, però di solito molte persone sono in uno stato di una sorta di debolezza interiore e perciò vulnerabili ad essere o esposti ad essere influenzati da queste cose, i possedimenti. E non è solo una questione di essere influenzati, ma può anche essere connesso il fatto di identificarsi con questi aspetti. Per esempio, i miei possedimenti, mi ci identifico? Possibile? Possibilissimo, nel senso, io posso comprare una macchina molto bella, del colore giusto, della marca giusta, eccetera, eccetera, per creare un'identificazione di me stessa, un'immagine di me, quello che voglio far vedere agli altri. E poi arriva, torno al mattino dopo a vedere la macchina nuova e qualcuno gli ha fatto un graffio. Siccome mi identifico molto con la macchina, questo è un esempio, io personalmente non ce l'ho la macchina, torno alla macchina la mattina e qualcuno gli ha fatto un gran graffio, io vado giù di testa perché identificandomi con la macchina è come se avessero fatto una cosa su me personalmente. E quindi identificandomi con un oggetto, con qualcosa che considero mio, un possedimento, qualsiasi cosa succede alla persona che considero mia, all'oggetto che considero mio, è come se fosse successo a me. E qua, per esempio, è molto interessante il discorso delle persone, quanto siamo influenzate dalle persone, influenzati, quanto c'è questo, non lo chiamiamo attaccamento. L'attaccamento è come se ci fossi io e l'altra persona. E quando c'è attaccamento, c'è un filo invisibile tra me e l'altro, no?
ovvero, e di solito molti lo considerano amore, ma in realtà l'amore è qualcosa di molto più nobile, è qualcosa di molto più libero, qualcosa che ci libera di fatto nel cuore. L'attaccamento ci lega e quindi l'influenza che avviene quando c'è attaccamento tra me e qualcuno, quel qualcuno fa una cosa che io non avrei mai fatto, no? Dice una cosa scandalosa a Natale con tutta la famiglia, piuttosto che se mio figlio, non lo so, fa un danno a qualcosa di qualcuno, insomma qualcuno a cui ho molto attaccamento fa qualcosa che io personalmente non farei mai, e è come se l'avessi fatto io, perché lui è andato a destra, adesso non so come vedete voi con lo schermo, lui è andato di là e io, essendo legata, sarò tirata in quella direzione. Lui va di là e io sarò tirata per forza. Lui sarà triste e io per forza sarò triste. Sarà felice e sarò felice. Quindi l'attaccamento è molto pericoloso anche in questo senso, perché sto dando in mano a qualcuno o a qualcosa la mia vita, la qualità della mia vita. E quindi l'attaccamento sicuramente non è amore, è un legame che ci tiene giù e ci fa diventare come delle paglie nel vento, andiamo a destra e a sinistra, anche contro la nostra volontà, e poi soffriamo. E lo dico perché lo conosciamo tutti, questo atteggiamento, però è importante realizzare che non è sicuramente amore per quello che si intende amore puro, che ci rafforza invece, ma è attaccamento e che diventa poi una debolezza, una fonte di paura e sofferenza. Andiamo un po' avanti. E poi andiamo infatti a vedere il discorso del mio. E Paola qua sta commentando che in un'altra riunione oggi qualcuno riferiva l'identificazione al ruolo. Se criticano mio figlio, me la prendo. Assolutamente. Quindi l'identificazione, ovvero chi sono io, sono la madre, sono la proprietaria della macchina, sono cosa sono? Sono tutti ruoli, ma io sono qualcosa di ben più importante di un ruolo. Non posso essere un ruolo. Si capisce come discorso? Perché sarebbe troppo riduttivo per un essere vivente, carico di luce, carico di energia, che vive sentimenti, crea pensieri, fa tutta una vita, esperienze a mille, e ridursi a un ruolo. A me viene da ridere, perché quando uno ci pensa, siamo un po' strani, a pensare di essere qualcosa di così piccolino e prendercela perché appunto succede qualcosa che non è magari neanche a noi stessi. Adesso magari io sto un po', scherzo un po', però sono argomenti molto seri e il bello è che appunto ci riguardano veramente tutti. Siamo tutti sulla stessa barca, ognuno lo vive in un modo, uno in un altro, però è uguale poi alla fine. Allora, vado avanti. Qua c'è una bella frase. Nessuno può distruggere il ferro se non la sua stessa ruggine. Allo stesso modo, nessuno può distruggere una persona se non l'atteggiamento della sua stessa mente. E quindi
dipende sempre da qual è il traffico che lascio passare nella mia mente. È un traffico che funziona come acqua e purifica, pulisce, lucida, rende pulito. O sono pensieri che mi appesantiscono, mi fanno arrugginire, mi fanno sporcizia. Quindi qual è la qualità dei miei pensieri e dei miei sentimenti? Poi abbiamo un'altra qua. La contentezza, che scaturisce dai poteri interiori. Noi diventiamo potenti interiormente quando non c'è più spreco dovuto a pensieri e sentimenti negativi nella nostra mente. Quindi la contentezza è uno stato di potere interiore, forza interiore. E la forza la sviluppiamo evitando lo spreco. Il potere, la forza, si riduce quando ci sono tanti pensieri sprecati, tanti pensieri negativi e sentimenti. E quindi anche questo è molto importante da riconoscere, quindi quali sono i nostri pensieri. E di nuovo partono, sono molto connessi con la consapevolezza del sé, con l'identificazione di se stessi. Allora, qua poi passiamo all'altro concetto. Cosa è veramente mio? Cosa è veramente mio? Questa parola mio è molto forte, piccolina ma forte. Qua abbiamo cose, cosa abbiamo? Le scarpe, la religione, il club, il corpo, le relazioni o la professione. Prima dicevamo io non sono nulla di questo, ma qua stiamo dicendo non ho nulla di questo in quanto mio. Io posso avere delle scarpe, appartenere a una religione, avere un corpo, avere delle relazioni, delle persone intorno, avere una professione, ma essendo tutto questo temporaneo, è meglio considerarlo come qualcosa che mi è stato dato in affidamento. Quando qualcuno è un fiduciario di qualcosa, se ne prende cura, perché magari abbiamo un lavoro e quindi delle responsabilità, abbiamo una famiglia e di nuovo responsabilità di prenderci cura della gente che abbiamo intorno, abbiamo addosso un corpo e questo va trattato bene, quindi di nuovo responsabilità, rispetto. Vabbè, club, passiamo quello. E le scarpe pure, la religione, sì, d'accordo, posso appartenere a un ceppo religioso, a una cultura religiosa. Però tutto questo, il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare, che può essere anche molto colorato dalla cultura o dalla religione, ma tutto questo, tutte queste cose, sono temporanee ed è come se ci fossero state date appunto in affidamento. Quindi oggi c'è, domani forse no. Ieri non c'era una cosa, oggi sì, o ieri c'era, oggi non c'è più. Quando io sono qualcuno a cui è stato affidato un compito, lo porto avanti e poi lo consegno. Giusto? Al lavoro, per esempio, mi viene dato un compito, lo concludo e poi lo consegno a chi se ne occuperà poi dopo di me. Lo stesso vale per tutte le cose anche più importanti, come queste qua indicate in questo disegno. Perché nulla è realmente mio.
non posso dire che una persona è mia. Non è un concetto nuovo, lo so, però non credo che sia ripetuto abbastanza, mai, perché questa coscienza di mio è veramente molto profonda, mi risulta. E quando inizio a spogliarmi da questa coscienza di mio e inizio a rapportarmi con le cose con le quali ho a che fare nella vita, persone, cose, oggetti, compiti, come qualcosa di temporaneo e quindi, anzi, me ne occupo meglio probabilmente perché mantengo una sorta di distacco, un coinvolgimento distaccato, amorevole, riuscirò a mantenere lucidità e a partecipare alle cose in un modo più sano. Però, di nuovo, è molto profonda perché l'abbiamo portata probabilmente per tutta la vita questa coscienza di mio. E tutte le volte soffriamo quando qualcosa finisce. E risulta. L'ultima volta che, non lo so, qualcosa è finito, qualcosa ha dovuto andarsene, o perché ha dovuto lasciare il corpo, piuttosto che ha dovuto cambiare città. Grande sofferenza, perché quel mio a cui tenevo moltissimo e anzi mi identificavo pure, non c'è più. Una cosa molto comune. Qualcuno vuole condividere qualcosa su questo? Commentare? Siete d'accordo? Tutti d'accordo, mi sa? Avete tante cose che considerate mie, vostre? Perché poi quando qualcosa è nostro, io e mio, sono piccole parole ma molto potenti e ci fanno piccoli. E quello è il punto. Un peccato. Bisogna trovare il modo per, uno, ricordare che siamo qua di passaggio, siamo come ospiti, viaggiatori. E due, tutto è qua in affidamento, me ne occupo mentre ci sono e mentre loro ci sono e poi vado avanti. Un po' la coscienza del viaggiatore. Una coscienza liberatoria, eh? Ok. Allora, vediamo la prossima, perché avevo da farvi vedere un paio di altre cose prima della meditazione. Quindi qua il riepilogo o insomma il reminder di queste due, le influenze e che cosa è veramente mio. Poi abbiamo un altro discorso. Le influenze, quelle di qua, quelle che abbiamo visto, le circostanze, le persone, l'ambiente, i possedimenti e i media, quando io sono influenzata da tutte quelle cose lì e altre ancora, e quando sono anche in quello stato di aggrapparmi al mio e non in uno stato di qualcuno che si considera o fiduciario o ospite o viaggiatore, questi due stati limitati mi portano allo stato di insicurezza. E l'insicurezza, cosa succede? Mi verrà più spontaneo avere dei desideri. E desideri di che cosa? Voglio, dammi, puntini, puntini.
Nel senso, avrò la sensazione che ho bisogno di qualcosa o di qualcuno. Questi desideri limitati, non quello di voler diventare liberi o voler essere quello che si è, come dicevo prima, ma questi qua limitati, portano due risultati. Da un lato, il senso di incertezza, chissà cosa succederà poi, e poi il desiderio non è esaudito, perché quando abbiamo desideri che possono anche essere forme di aspettative, per esempio, no? Voglio che tu sei come dico io, voglio che sei diverso da quello che mostri, da quello che invece sei. Quindi tante forme di desideri, molto interessante andarli ad esplorare, un compito per casa. E questi desideri non sono mai esauditi, perché l'altro non può esaudire desideri del genere, nel senso che per il semplice fatto che non c'è nessuno che la pensa come noi, non c'è nessuno che ragiona come noi. Cioè, nel senso, non ci sono due persone che ragionano o pensano in modo uguale. Poi va avanti tutto questo loop. L'incertezza porta a uno stato di ansia, preoccupazioni, stress e paura. Quindi una spirale che proprio porta sempre più in basso. E il desiderio non è esaudito, porta alla rabbia, all'odio, alla vendetta, anche lì una spirale verso il basso. Allora, questa qua, nulla è mio, è un po' una chiave. Cioè, io chi sono, la stella lì tra i due occhi, niente è mio, sono qua in passaggio, sono qua come ospite, mi occupo delle cose come appunto fiduciario, niente è mio però. E quindi è ovvio, non posso perdere niente. Ci sarà in automatico, naturale, senso di sicurezza, contentezza, perché avrò conservato una forza interiore, e le virtù, forza, amore, gioia, quello in fondo. E quindi è uno stato molto bello che parte semplicemente da questo pensiero e da questa consapevolezza: nulla è mio. Nulla è mio. Possibile? Possibile arrivare a questa consapevolezza? Viviamo in un mondo dove ci è stato insegnato accumulare, ci è stato insegnato proteggere quello che abbiamo e va bene, ci è stato insegnato tenere per noi per i momenti di crisi, per esempio. E tutto questo lo possiamo fare, però quando cambiamo coscienza, cioè niente è mio, quando ho la coscienza che non c'è niente di mio, è tutto di passaggio, cosa succederà? Sarò anche più generosa. Mi verrà meglio, mi verrà più naturale condividere quello che ho. E spiritualmente parlando, karmicamente parlando, cosa succede? È che avrò quindi sempre a sufficienza. La tendenza che ci è stata insegnata è quella di prendere, pensare che è tutto mio e tenerlo per me, perché non voglio rimanere senza. A livello energetico blocco il flusso, si ferma tutto a me. E quindi non ci sarà flusso verso di me, non essendoci flusso da me. Quando invece ricordo che le cose che mi arrivano sono per me, ma anche per chi ha bisogno, le condivido,
Ma la condivisione e la generosità, il dare, non è solo di cose, è di energia, di tempo, disponibilità, di attenzione, di ascolto. Si possono dare a tantissimi livelli, non solo a livello materiale, e forse quello è il livello meno nobile, non lo so, da valutare, però tutto quello che mi arriva mi assicuro che parta anche da me, e se sento per caso che avrei bisogno di avere più di una cosa, non lo so, dovrei avere più rispetto dagli altri piuttosto che più tempo o più soldi o non lo so, più qualcosa, a qualsiasi livello sia, se io sento di aver bisogno di accumulare qualche cosa nella mia vita, l'unica cosa che mi può aiutare a risolvere è quello di iniziare a darlo, perché questo non mi può arrivare finché non parte da me. Il flusso, il cerchio, prima deve partire da me per poter tornare a me. Quindi se ho bisogno di più tempo, devo essere più generosa con il mio tempo. Se ho bisogno di essere più ascoltata, ho bisogno di più ascolto, più empatia, devo esserlo io per prima. Poi mi arriverà dagli altri. Se sento che gli altri non mi rispettano, io devo rispettare. Mentre la coscienza di mio è una coscienza che ci chiude, è una coscienza che ci fa stagnare le energie, la coscienza della generosità, del fiduciario, è quella che muove e fa partire il motore di nuovo. E quindi è qualcosa che può risolvere tante cose. Non nell'immediato, non per forza, no, però prima o poi si parte. Se un motore è stato fermo per tanto tempo, magari ci vogliono un po' di prove per farlo ripartire, altrimenti è comunque quello il discorso. Bene, io mi fermerei qua. Voi, se avete delle domande, le potete fare adesso, prima di iniziare con la meditazione. E poi l'ultimo incontro lo facciamo domani mattina alle 10 e parleremo delle azioni positive, essendo questo il corso sul far riemergere la positività. Le azioni sono qualcosa di molto importante. Io vorrei fare una domanda. Sì. Allora, io sto passando l'esperienza con una persona vicino a me che in questo momento è mio figlio, e questo e lui è dell'Ucraina. C'ha una è giovane e c'ha una crisi di identità, perché è un figlio adottato, l'ha tenuto sempre una consapevolezza di sé un tanto relativa, e adesso questa guerra gli ha fatto instabilizzarsi. Mi ha fatto pensare lei quando parlava della nazionalità, del sesso, no? Sono cose variabili. Però lui c'ha una certa età, è giovane, per cui non c'ha la consapevolezza di sé. Io come lo posso aiutare a non accanirsi con questa tristezza che sta sentendo in questo momento per lo spirito ucraino che sta soffrendo, che c'è la guerra, che c'è... Non so come aiutarlo. Beh, intanto è fortunato avere una mamma come te che è già sulla strada spirituale, che è aperta, no, a questi argomenti oltre un po', no? Oltre la... Sì. Fisici. E quindi
Questa è una sua fortuna, no? Anche se probabilmente non è consapevole. potresti provare, adesso non so quanti anni ha, però potresti provare a spiegargli con parole tue il discorso della coscienza, della luce. Potresti, se gli va, fargli ascoltare delle meditazioni guidate, per esempio? È un po', c'ha vent'anni, però non lo vedo in questo momento molto, come ti posso dire, molto, non mi viene la parola. Disponibile alla spiritualità? Esatto, esatto, lo vedo, è un'età molto più non c'è il grigio per lui, è il bianco, è il nero, è l'età, no? Ci arriverà più là sicuramente, ma adesso ci avrebbe bisogno di un aiuto più immediato, di farlo arrivare a un cambiamento, ma non con tantissimo tempo, perché lui sta soffrendo adesso, lui sta esagerando adesso, lui sta avendo poca energia, molta desestabilità, per cui la sua consapevolezza di sé è bassa, per cui aumenta la rabbia, per cui, capito, tutte queste cose che ci hai spiegato oggi, io devo sbloccarlo, aiutarlo, non io, perché mi piacerebbe aiutarlo, perché lo deve fare lui, ma non c'ha gli strumenti e nemmeno l'età e nemmeno la consapevolezza per poterlo fare da solo. Allora, qualcosa... Quello che puoi fare è, a livello più sottile, aiutarlo. Se lui non è disponibile ad ascoltare, che mi sembra di capire, no, che, anche no. Perché quando uno, uno non è pronto, ma quando uno è molto preso dalle emozioni, per esempio dalla rabbia, o dagli ideali molto suoi, non c'è disponibilità cognitiva a cose nuove. E allora, quello che si può fare, e lì la sua fortuna è che vivete insieme, immagino? Sì? No, no. Allora, no. Quello che devi fare... Se è uno studente, però non sta a casa. Non sta a casa, però viene ogni tanto. Ogni tanto, sì. Ok, quando viene, questa è la prima cosa che devi fare, gli prepari da mangiare, e vegetariano sicuramente, perché questo aiuta a calmare anche la mente, perché il cibo non vegetariano è più propenso ad agitare. Sì. Esatto. Quando però cucini per lui... mettiti in meditazione, non ascoltare assolutamente la televisione o la radio. Se vuoi ascoltare qualcosa, ascolti un commento di meditazione o una lezione come questa, per esempio, qualcosa che aiuta te ad entrare in uno stato di meditazione e di consapevolezza. Questi tuoi pensieri che tu vai a creare mentre cucini, quell'energia va nel cibo. Lui poi mangia quel cibo. Quanto lui mangia quel cibo, sta mangiando anche quell'energia. Sì, sì, quello calmante. Lo sto convinta. Sì, calmante. Ma io dicevo perché lui non viene finché non passa un mese. Lui sta passando momenti adesso molto, si rifugia in sé, mi respinge le telefonate, non vuole parlare, ma non perché non mi vuole bene, perché è chiuso nei suoi pensieri, nelle sue cose, nella sua... Come posso dare... L'altra cosa che puoi fare a questo punto, il lavoro deve essere sottile, va bene il cibo quando ci sarà l'occasione, ma tu quando mediti, e dovresti farlo tutti i giorni, mattina e sera se possibile, anche un quarto d'ora o se riesci mezz'ora,
mattina, di nuovo la sera. Una piccola parte, anche solo un minuto, lo dedichi a mandare tanta luce all'anima. Ok. Che non è tuo, eh? No, no, è dell'universo. Esatto, figlio di Dio, anche lui come lo sei tu. Però certo. È un'anima fratello che ha bisogno di tanta luce. E quindi nei tuoi momenti di meditazione gli mandi quella luce che puoi colorare di calma, la puoi colorare di amore, la puoi colorare come vuoi e gliela spedisci proprio come bombe di luce. Grazie. E piano a piano gli potrai sicuramente dare sostegno in un modo o nell'altro finché poi lui si avvicinerà quando sarà il suo tempo. Farà bene a te, farà bene a lui, sottilmente. Perché sai che succede? Che tante volte, senza volere, soffro anch'io perché, certo. Perché, come hai spiegato tu, è mio figlio e non è così. Però uno si fa le sue sofferenze, le tue sofferenze, i suoi pensieri, eccetera, eccetera. E volevo, ecco, confermare tutto ciò con l'esperienza che sto vivendo adesso. Quindi lavora sul sottile, mandagli particolari buoni auguri e assicurati di non avere aspettative o qualcosa che possa creare resistenza anche sottile, ma gli mandi solo un amore disinteressato. Grazie. Si sblocca. Grazie. Ok, allora sto guardando l'orario, abbiamo superato il nostro tempo, quindi io mi fermerei qua e mando il nostro prossimo incontro a domani alle 10. Ci vediamo domattina e domani facciamo la meditazione più lunga allora, finale. Ok, Om Shanti, buona serata e buonanotte. Om Shanti.